Amiche e amici, ben ritrovati a Rossini TV. Con le nostre telecamere oggi abbiamo attraversato tutte le Marche. Siamo arrivati fino a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove ha sede, presso l'Hotel Casale, un'importante convention, la 32esima, organizzata dalle Camere di Commercio delle Marche in collaborazione con Union Camere e con Assocamere Estero. Quindi di che cosa si parlerà in questi 4 giorni? Praticamente di tutto il Made in Italy, tutti gli affari, tutto quello che gira intorno ai numeri, ai confronti, al budget e a tutte le opere di valorizzazione del Made in Italy nel mondo, ma soprattutto anche del Made in Marche. Quindi una grande occasione che le 80 camere di commercio presenti nel mondo si siano ritrovate proprio qui a Colli del Tronto. È fondamentale lavorare in squadra, perciò non solo le camere di commercio, anche l'ICE, il governo, le Camere di Commercio italiane, le Camere di Commercio estere, le regioni, dovremo fare veramente un lavoro di squadra. È importante, i momenti sono propizi per far sì che tanti fondi, tanti finanziamenti che ci sono, per far sì che il mondo anche della media e piccola impresa possa entrare nell'internazionalizzazione, possiamo dare un valore aggiunto. Oggi qui a Colli, nelle Marche, avremo la possibilità di avere circa 76 camere di commercio, 200 delegati esteri che sono presenti qui da noi, abbiamo circa 700-800 aziende che verranno questa mattina, 300 aziende lunedì per i B2B, è qualcosa di importante. Con la Regione Marche ci abbiamo creduto dal primo momento, con il Presidente Acquaroli. Oggi iniziamo questo percorso insieme all'Union Camere con il Presidente Prete e il Presidente Pozza di Assocamere Estere. Abbiamo con noi il presidente Zoppas dell'ICE, perciò ecco, dobbiamo lavorare in squadra, uniti, noi riusciremo a portare avanti un grande progetto di internazionalizzazione, dove le Marche per la prima volta devono essere attori principali. Cioè, le istituzioni devono fare il massimo per far sì che si riesca a costruire percorsi affinché le nostre imprese, per la maggior parte piccole e medie, ma di grandi eccellenze, riescano poi a raggiungere i mercati internazionali, a affermare la loro qualità e anche costruire un progetto di sviluppo. Le Camere di Commercio giocano un ruolo essenziale perché sono una nostra emanazione, rappresentano la nostra cultura, il nostro linguaggio, il nostro modo di fare e loro fanno un lavoro che altrimenti noi non riusciremo a compiere e per il tramite della loro capacità, della loro professionalità si riesce poi non solo a raggiungere quei mercati ma a fare uno screening che è fondamentale e che altrimenti costerebbe tantissimo. La nostra regione è una regione che ha un potenziale enorme, ha già avuto grandissime soddisfazioni, ha delle aziende che riescono ad affermare da decenni la loro qualità nel mondo, dobbiamo implementarla per trattenere qua un potenziale, per costruire anche una giusta narrazione e per affermare il loro valore. È fondamentale per la nostra regione riuscire a conservare e a sviluppare, a proiettarci nella sfida futura. Conservare senza guardare le prospettive diventa essere anche un po' miopi, no? Noi non vogliamo essere miopi, comprendiamo che le grandi opportunità vanno costruite e per essere costruite devono essere costruite sulle certezze attuali, ma che sappiano anche interpretare le sfide future.